A Palma Campani è nato il Comitato Vesuviano Molano della LIDU, la Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo, un'iniziativa che pone l'accento sull'importanza dell'associazionismo a livello territoriale e che insieme alla politica si pone alla base della democrazia. Chiedo ad Enzo Peruso, in che modo la politica dovrebbe dialogare con l'associazionismo? L'associazionismo è un grande valore di questo territorio e la politica in questo caso deve saper muovere i passi giusti, deve accompagnare la crescita delle associazioni, dei volontari, dei progetti culturali e sociali. Lo deve fare mettendosi a disposizione senza apparire troppo, senza troppo protagonismi, ma appunto deve favorire questo straordinario progetto di crescita che può portare dei straordinari benefici a tutto il territorio. Nel corso dell'evento di presentazione del Comitato, verrà anche illustrato un progetto della LIDU, Scuola ed Integrazione, un progetto che guarda i giovani e che si caratterizza per la concretezza. In che senso? Io sento spesso dire che bisogna valorizzare i giovani, però io credo pure che ci vogliono i fatti, la concretezza. E questo progetto della LIDU è un progetto concreto perché tra poche settimane decine di giovani della zona nolana e vesuviana potranno concretamente seguire dei corsi di formazione, potranno concretamente poi a settembre andare nelle scuole a realizzare questo progetto anche, tra l'altro, beneficiando di un piccolo rimborso spese, che comunque è sempre importante per chi appunto è giovane e può avere bisogno anche di un piccolo sostegno economico. Ecco perché io credo nella LIDU. Ci credo perché noi non facciamo soltanto chiacchiere, la nostra storia ha dimostrato che non facciamo soltanto chiacchiere, ma portiamo avanti progetti sui diritti umani molto concreti, molto importanti. Presidente Pecorelli, la stagione che i diritti umani stanno vivendo a livello nazionale ed internazionale è molto delicata. Qual è, dal suo punto di vista, il senso di iniziative come questa? Prima di parlare iniziativa vorrei ringraziare il Presidente del Comitato, l'amico Murgiguerra, l'amico Enzo Peruso, che sono le anime portanti di questa iniziativa, di questo Comitato che si sta impegnando nel territorio. Ed è il segnale di quanto sia importante la presenza dei giovani. E non a caso che loro porteranno nel territorio il progetto Scuola, che avete già sentito, che vi è stato già illustrato, dove i giovani potranno capire quali sono i valori. I nostri valori sono valori antichi, valori che nascono nel 1919, ma ancora prima, perché hanno una matrice storica e culturale laica, una matrice che va al di là di quelle che sono state poi le contrapposizioni e le guerre nel corso del tempo, e se i giovani riescono a capire, a penetrare questi valori, sicuramente potremo poi costruire tutti assieme una società migliore per la quale la Lega è impegnata attraverso l'esame della magistratura, dei provvedimenti della magistratura, dei testi di revisione costituzionale. Abbiamo fatto riunioni su questi argomenti, della sanità, abbiamo fatto delle call conference durante il periodo del Covid, proprio parlando della salute e di quello che bisogna fare per evitare certe cose. Credo che se tutti i comitati in Italia, perché la Lega è presente in tutta Italia o buona parte d'Italia con comitati locali, potremo aiutare l'Italia a riprendere spirito e a ricrescere.